Aprirà nei primi giorni della prossima settimana la nuova rotatoria di Castelvecchio nei pressi dello svincolo autostradale di Imperia Est. L'intervento, che rientra nelle opere accessorie previste nella convenzione con Italfair per la realizzazione del raddoppio ferroviario, si avvia verso la conclusione della prima fase. A farlo sapere il Comune, che ha anche comunicato che per consentire di regolarizzare il fondo stradale, domani e sabato la viabilità subirà alcune modifiche. Domani mattina dalle 9.30 i lavori interesseranno il tratto di rotonda tra lo svincolo di Imperia Est e via Nazionale. Per questa ragione il traffico scorrerà solo in direzione Montemare. Da via Garessio si potrà andare unicamente verso l'autostrada, mentre chi percorre via Nazionale potrà proseguire senza problemi in direzione del centro di Oneglia, bypassando la rotonda. Gli automobilisti che devono raggiungere Via Nazionale, Costa Doneglia e Oliveto dovranno passare da Via Andreoli. Domenica e lunedì la ditta esecutrice provvederà al cambio della segnaletica orizzontale venticare e probabilmente già nel pomeriggio di lunedì la rotonda sarà operativa.